che c'era bisogno di una partita per capire cos'è la Serie A, è questa. Reggio Emilia è la squadra più forte del momento, lo sapevamo, più in forma, con una fiducia colossale. Ha dominato in tutte le zone del campo, con la propria esperienza, fisicità, con il proprio ritmo. Noi abbiamo fatto fatica a starli dietro, abbiamo per un attimo nel terzo quarto aumentato i giri del nostro motore, ma contro questa squadra onestamente è difficile fare. Poi possiamo parlare del fatto che sicuramente ci aspettavamo tutti un esordio diverso, speravamo di far meglio, eccetera, eccetera. Però la verità è che credo che sia una partita. Finisci, una partita che, ripeto, nessuno si augurava, tutti si aspettavano una partita diversa, non per primi, però questa è la realtà, questa è la realtà della Serie A e dobbiamo prendere atto della realtà. 58%, scusate, 66%, 50% ai tiri liberi e da tre punti, le percentuali di Reggio Emilia credo che siano sintomatiche. Noi dovevamo far meglio nell'abbassare la percentuale, nell'aumentare l'aggressività, nel lavorare per questo, ecco, perché poi alla fine per vincere devi essere aggressivo. Poi l'ultimo quarto, ovviamente, quando poi vai sotto nel punteggio, è anche poco indicativo, ecco. È forse uno scarto bugiardo, se vogliamo, però dobbiamo capire rapidamente che campionato dobbiamo fare, qual è il nostro campionato e che attitudine dobbiamo avere in questo campionato, perché l'attitudine deve essere diversa, adesso più, tra virgolette, operaia, più senza offesa, ma più con la consapevolezza di dover guadagnare due punti ogni volta con le unghie e con i denti. Torino in Serie A è una bella cosa, però adesso che abbiamo iniziato a giocare abbiamo capito davvero che livello è, e quindi dobbiamo adeguarci rapidamente. Grazie coach, qualche domanda? Vai. Luca, che cosa c'è da salvare, che cosa ti è piaciuto del programma che avevi in mente di questa partita e cosa invece secondo te è andato storto, al di là del valore dell'avversario che è in dubbio, quindi ovviamente nessuno si aspettava una vittoria di Torino folgorante, però magari non te l'aspettavi in questi termini. Credo che sia doveroso non salvare niente, se non il fatto che a parte gli ultimi 5 minuti abbiamo combattuto, ma non abbastanza. E da prendere tanto da questa partita, appunto per capire che c'è da rimboccarsi le maniche davvero. Sappiamo che dobbiamo fondere questi due gruppi, sappiamo che abbiamo avuto mille incertezze, mille problemi, mille diciamo intoppi durante la pre-season, però io non sono abituato a guardare questo. Ho giocato diversi campionati e alla fine poi credo che quando si va in campo si deve andare con un piglio diverso. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, ben venga che sia venuta ora questa lezione.
adesso i festeggiamenti sono finiti, gli applausi, le celebrazioni, adesso è tutto finito, adesso si gioca davvero, ma direi che abbiamo capito e c'è davvero da rimboccarsi le maniche per arrivare alla salvezza e guadagnarsela con le unghie, con i denti e festeggiare ogni vittoria, perché questo è quello che dobbiamo fare noi. E questo è quello che io ho detto dal primo giorno. Ritorno a dirlo, ma non perché, anche se avessimo vinto, anzi, a maggior ragione forse l'avrei detto. Chi mi conosce qui lo sa. Però direi che sia doveroso mettere da parte nel cassetto i sogni di gloria, le ambizioni e ci sia da lavorare. Qualcun altro? Grazie, coach. Posto. Grazie. Scusate l'attesa. Parto io? Sono ragazzini? No. Io credo che la strada per la salvezza sia piena di merde. Stasera abbiamo acquistato una. E... però sono dell'idea che questa era la numero uno al momento in Italia. Quindi... ciao Tommy, scusami. Quindi queste squadre è giusto incontrarle prima, perché si inizia a prendere subito le misure con il nuovo campionato. Bisogna farci un bagno di umiltà a tutti, perché stasera ci hanno insegnato a giocare a pallacanestro e noi ancora siamo lì col latte alla bocca a piangere, e non è giusto, bisogna star zitti e lavorare. Quindi niente, capitolo chiuso, da dopodomani iniziamo a guardare Caserta, imparando però la lezione di stasera, che non è male, ecco. Quindi cioè, credo ci sia anche il bicchiere mezzo pieno. Bene, insomma, io avrei preferito trovare qualsiasi altra squadra invece che Reggio Emilia, insomma. Però è andata così e va bene così, ecco. Mi dispiace per il nostro pubblico, che mi si poteva far vedere un'altra pallacanestro, un'altra squadra, un'altra attitudine, un'altra... faccio. Grazie Tommaso, qualche domanda? Faccio una veloce. Sì. Veloce, però il pubblico di Torino voleva più che altro vedere una squadra che gioca, che lotta, che si sbuccia le ginocchia. E, al di là del fatto di avere visto giocando una squadra più forte, abbiamo secondo me mancato anche un po' questo. Cioè un pochino sì. L'atteggiamento di combattere dal primo minuto. Sono d'accordo con te, abbiamo guardato la partita ai primi due quarti senza pagare il biglietto, quindi è giusto essere andati sotto di 16 dopo due quarti e per poi svegliarsi nel terzo quarto, ma con queste squadre qua è mica facile di prenderle, poi a meno che, non so, tocca di coach, si azzoppino tutti per lì, ma... ma abbiamo già fatto l'anno scorso, non ti preoccupare, quindi siamo abituati. Quindi sì, è vero, è mancata proprio, secondo me, non so, un po' il timore reverenziale verso Reggio Emilia, un po' il timore della prima partita in casa, che non abbiamo mai giocato a parte la prima con Tortone, anche campionato, vabbè. Quindi ci dispiace davvero per il pubblico, perché speravamo di fare un'altra partita a livello anche di aggressività, cioè anche a perdere i 50, ma piuttosto usciamo che si fa a botte, capito? Almeno quello, invece... è andata diversamente, speriamo di aver imparato la lezione. Grazie Tommaso, darei subito la parola adesso a Coach Menotti. Possiamo andare proprio. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Bene, sarò credo brevissimo. Innanzitutto fatemi spendere due parole su, credo che sia la cosa più importante della serata, che era il rientro di Serie A a Torino. Voglio fare i complimenti innanzitutto alla società, perché ho trovato un ambiente fantastico, di grande sportività, di grande organizzazione, e al di là
del rientro di una grande nel basket che conta, e c'è anche tutto il dietro, ed è una grande città che rientra nel basket che conta e con le spalle una grande organizzazione. Quindi innanzitutto in bocca al lupo e complimenti a Torino. Per quanto riguarda noi, abbiamo fatto una partita solida nei primi due quarti, di grande attenzione difensiva, soprattutto nelle consegne, eravamo molto, tra virgolette, focalizzati sulle loro bocche da fuoco e soprattutto nel concedere canestri facili in transizione, perché Torino in campo aperto è veramente pericolosa. Abbiamo fatto un terzo quarto a livello difensivo mediocre, e questo è il punto su cui dovremmo lavorare forte per il proseguo della nostra stagione, ma oggettivamente abbiamo fatto una buona partita, ecco, in linea anche con le partite di Supercoppa, dove non abbiamo mai fatto due errori identici nello stesso quarto, nello stesso momento della partita. Quindi prendiamo due punti molto importanti, iniziare così naturalmente va bene, abbiamo anche però tante cose da sistemare, soprattutto anche perché è la prima partita della stagione. Scusa Max, una cosa veloce, ti chiedo, hai raggiunto il Dadone? Questo per me è una grande soddisfazione, sapete? È una grande soddisfazione perché sapete quanto sono legato a questa società e a quanto sono legato emotivamente a Dado Lombardi, che è stato il mio primo maestro. Quindi è un bel, diciamo così, è una doppia soddisfazione, perché è una bella soddisfazione per me personale, ma diciamo così, il record di vittorie viene raccolto da un allenatore che è cresciuto, è venuto fuori nella cantera di Reggio Emilia, perché io sono un frutto del settore giovanile di Reggio Emilia, e quindi il fatto che riesca ad arrivare a un traguardo del genere è proprio un frutto del settore giovanile di Reggio Emilia, è una cosa di cui deve andare orgoglioso proprio la società. Senti, in particolare la cosa che ha impressionato, esce Sutile, entra il Radicolao, esce Calpena, entra Della Valle, il livello non cambia mai. Sì, in particolare i due playmaker sono stati molto bravi, gli ho fatto i complimenti anche davanti ai ragazzi, perché hanno avuto sempre il ritmo del gioco in mano e soprattutto hanno giocato con grande disponibilità verso i compagni, basta che guardate il numero di tiri che si sono presi durante la partita, e questo è un bel punto di partenza per loro, per la loro crescita, perché giocare ad alto livello e fare il playmaker vuol dire proprio esattamente mettersi a disposizione della squadra. Questo deve essere il nostro mantra, perché noi abbiamo fatto una squadra di 10 giocatori 10, tutti avranno spazio, tutti hanno un ruolo molto importante, quello che è fondamentale è quello che hai detto te, che chi entra dia il suo contributo e che comunque rimanga sempre fisso nella testa quello che è l'obiettivo in attacco e in difesa di tutti e cinque, ecco, quindi nessuno che giochi la propria partita. Noi veniamo da tre partite dove abbiamo fatto questo, di questo naturalmente sono soddisfatto. C'è anche una parola per i lunghi come Veremenko, che comunque sotto si è ben disimpegnato. Sì, guarda, devo dire la verità, Veremenko bisogna imparare a conoscerlo, perché lui ha una fisicità di altissimo livello europeo, cosa che un po' nel campionato italiano non siamo tanto abituati neanche a vedere, ma è un giocatore molto tecnico e molto fisico, diciamo le due cose messe insieme, e questo per noi sarà molto importante anche a livello europeo. È un giocatore che probabilmente in Italia si conosce poco, ma è un giocatore molto solido, anche perché poi in attacco fa cose sempre a disposizione della squadra, quindi anche nella circolazione per noi il suo ingresso in campo è sempre molto efficace. Senti, ecco, un'ultima cosa, hai praticamente detto che ci sono ancora delle piccole cose da aggiustare, eccetera. Sì. Quali sono? Ma la cosa più importante sono, io ho detto, i 26 punti nel terzo quarto, che sono una cosa che dobbiamo su cui dobbiamo lavorare, ecco, quindi sia l'approccio al terzo quarto, sia dopo vedremo la partita e vedremo quali sono gli aspetti tecnici su cui abbiamo difettato a livello difensivo. A livello offensivo alcune volte contro la pressione abbiamo così un po' interrotto la nostra circolazione di palla, ma l'ho detto, l'abbiamo fatto magari un'azione, due azioni, alla terza abbiamo sempre trovato l'obiettivo giusto, quindi non ho tante cose su cui lamentarmi, però noi dobbiamo assolutamente continuare ad alzare il nostro livello, sia individuale che come squadra. Grazie, qualcun altro? Bene, grazie, buonasera a tutti, arrivederci.